Ciao tesorini, oggi sto andando in missione, missione Tiger, perché è arrivata la nuova collezione di Tiger, quella tutta con la frutta, quindi la nuova collezione bella estiva, bella fruttata. Ho visto in giro che ci sono delle cose molto interessanti e speriamo che nel mio Tiger ci siano tante cosette interessanti da potervi mostrare. Andrò in missione, quindi facciamo piano, nessuno ci deve sgamare, nessuno ci deve vedere. Speriamo che questa volta va bene come la volta scorsa. Di mela a 1 euro l'uno, anzi, ma sono quelle che si aprono tipo la torta di tempo fa. Qua ci sono le scatole classiche, i porta merenda che hanno fatto anche con la frutta a 6 euro. No, è una penna, due penne, due matite, sono matite, guarda che carini, 1 euro. Io guarda il mitico portapenne in forma di banana, 3 euro, 3 in silicone, questo è bellissimo. Queste qua sono lì, 3 euro, peccato che non sono tipo disegnati. C'è la gomma a forma di mela, 2 euro. Ah, poi qua c'è il coso tipo quadro con la frutta, blocco notes. I bloccanotes quanto sono? Ah, 3 euro. I portocchiali, 3 euro, guarda. La penna a forma di mela e di banana. No, vabbè, stupenda. Mela, pera e banana. 1 euro, questo è da prendere. E poi si attaccano anche al frigo perché sono calamitate. Il timer a forma di fragole, un amore, 2 euro. Il portagelati c'erano anche l'altra volta, questi qua per l'agenda, io c'ho questo qua, questo è troppo carino con l'amore. Le forbici a forma di frutta, io le altre forbici della vecchia collezione non mi tagliavano una cippa lippa, quindi io non mi fido di comprare le forbici. Le palline a forma di frutta, ah, qua ci sono sempre i soliti tovaglioli, 1 euro. Che carino, che facciuzza. No, troppo carini questi. I barattoli posso farmi la lava, guarda che sono carini. E c'è anche il coperchio, guarda che belli. Però il coperchio lo potevano fare con la frutta, se no si perde. Ma questi già c'erano l'altra volta, cioè c'erano sempre questi qua. Quella che volevo io. Ah, e poi le cannucce queste qua. 2 euro. Come avete visto ci sono tantissime cose molto molto belle, 1 euro, 2 euro. Io questo round non ho preso nulla, ma consigliatemi giù nei commenti cosa avete acquistato voi di questa nuova collezione e cosa infatti mi consigliate da poter andare a comprare magari la prossima settimana, perché qualche cosina la prenderò sicuramente. Tipo, mi ha colpito tantissimo il porta, sì, il porta banane, stavo dicendo, il porta penna a forma di banana in silicone, però 3 euro secondo me è un po' esagerato. Poi c'erano anche le penne a forma di mela, di pera, troppo carine. Fatemi sapere giù nei commenti cosa avete acquistato voi e cosa mi consigliate a me. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!